Inizio rompendo 4 uova in una ciotola. Aggiungo 200 g di zucchero, la scorza grattata di un'arancia, e mescolo tutto. Unisco poi 80 ml d'olio di semi e riprendo a mescolare. Metto un attimo da parte e prendo 2 arance. Dovrò ricavarne 150 ml di succo, quindi le divido a metà e le spremo. Prendo poi una bella fetta di zucca da mezzo chilo, la sbuccio e la taglio a pezzi, grossolana. Dovrò poi frullarla. Se non riesco a frullarla tutta insieme, la metto in un mixer in 2 volte, insieme alla metà del succo d'arancia. Quindi metà con la prima parte di zucca e la metà con la seconda. Poi frullo tutto assieme. Unisco il composto che ho ottenuto all'impasto e mescolo. Magari trapaso tutto in una ciotola più grande, perché ora dovrò aggiungere la farina. E inizio ad incorporare 450 g di farina, poca per volta. Posso mescolare con una frusta a mano, oppure con una forchetta, o se vi trovate meglio, con una frusta elettrica. Aggiungo poi 80 g di noci tritate. E all'impasto aggiungo anche 100 g di gocce di cioccolato. E amalgamo ancora tutto. Infine il lievito, una bustina di lievito per dolci. E verso tutto in uno stampo per ciambelle da 24 cm, unto e infarinato. In forno a 180 gradi per 50 minuti circa. Ed eccola pronta. Ora la lasciamo raffreddare e ora possiamo tagliarla. Sentite com'è croccante fuori e com'è dentro. Innanzitutto inizio mettendo in ammollo 50 g d'uvetta nell'acqua e nel frattempo preparerò l'impasto del castagnaccio. Metto in una ciotola 300 g di farina di castagne. Ora devo aggiungere l'acqua, poca per volta, mescolando. La proporzione è più o meno stessa quantità di acqua e farina di castagne, con l'acqua leggermente di più. Quindi in questo caso sono 300 g di farina di castagne e 350 g di acqua. Thank you.
dobbiamo ottenere un impasto che sia bello morbido, non liquido ma neanche troppo denso. Ecco, così deve scrivere, deve essere a nastro, quindi potrebbe essere necessario aggiungere anche un pochino d'acqua in più, questo dipende dal tipo di farina di castagne che state utilizzando, ma questa è la consistenza giusta. Ora aggiungiamo un cucchiaino raso di sale, che sono circa 6 grammi. Poi strizziamo la metà dell'uvetta. E l'aggiungiamo all'impasto. Poi i pinoli, questi sono 40 grammi di pinoli. Ne tengo da parte circa un cucchiaio per la decorazione finale. Il resto metto all'interno dell'impasto. Stessa cosa per i gherigli di noce, ne metto sempre da parte un cucchiaio per dopo e questi li spezzetto con le mani. E li aggiungo all'impasto. La ricetta del castagnaccio non è uguale in tutte le regioni d'Italia. In alcuni posti, ad esempio, le noci non si mettono. In altre si aggiunge lo zucchero. In altre ancora si mette un bel po' d'olio all'interno. E possiamo mescolare tutto. Ungo appena una tortiera da 24 cm, potete utilizzarne anche una un pochino più grande. Ci verso all'interno l'impasto. E decoro con gli altri chicchi di uvetta che sono rimasti, con i pinoli, i gherigli di noce. E poi aghi di rosmarino. E ora in forno a 180 gradi. Non necessita di molta cottura perché è una torta bassa. Saranno necessari 20 al massimo 25 minuti. Dopo 20 minuti controllate la cottura con uno stecchino. La torta dovrà risultare bella compatta ma non secca, quindi leggermente ancora umida. Ed eccolo pronto il nostro castagnaccio. È normale che sia così con tutte queste crepe in superficie. Questo ora lo lasciamo raffreddare bene e ne tagliamo una fetta. Ed eccola. E ne assaggiamo un pezzo. Ho messo in ammollo 60 g di uvetta nell'acqua e mentre questa si ammorbidirà preparerò l'impasto. E inizio facendo sciogliere 6 g di lievito di birra con 50 ml di latte tiepido e un cucchiaino di zucchero preso dal totale dei 60 g. Metto poi in una ciotola 250 g di farina, metà doppio zero e metà Manitoba. Aggiungo i 60 g di zucchero, il latte con il lievito, ml di vino rosso, un uovo e
adesso prima sbatto. E inizio a mescolare. Aggiungo poi 50 g di burro che ho fatto sciogliere a temperatura ambiente. E un pizzico di sale. Strizzo bene l'ughetta e l'aggiungo all'impasto. E continuo a impastare ancora con la forchetta per incorporare tutta l'ughetta. E poi impasterò un bel po' sul piano da lavoro. Quindi infarino il piano. E impasto fino ad ottenere un bel panetto liscio. E metto poi a lievitare l'impasto all'interno di una ciotola. Copro con un foglio di pellicola. La tradizione vuole che questo impasto lieviti almeno 12 ore, anche una notte intera, quindi se avete tempo fatelo, altrimenti attendete che raddoppi di volume. Riprendo l'impasto che è ben lievitato, ora lo devo stendere, quindi infarino il piano. Farino anche le mani. Lo metto su un foglio di carta forno e lo stendo fino a ottenere un disco di circa 24 cm di diametro. Questa la mettiamo in teglia a lievitare sempre all'interno del forno spento per altre 3-4 ore. Ed ecco la nostra piada dopo la seconda lievitazione. Ora spennello la superficie della piada con un tuorlo d'uovo che sto sbattendo insieme a un cucchiaio di latte. E poi devo ricoprire tutta la superficie
della piada con la frutta secca. Questi sono 100 g in totale di frutta secca, fra noci, mandorle e pinoli. Sono circa 40 g di noci, 40 di mandorle e 20 di pinoli, ma potete variare come preferite. E tutta la superficie deve essere completamente ricoperta di frutta secca. E ora in forno. E la nostra piada dei morti è pronta. Ora la lasciamo stiepidire prima di tagliarla. E ora ne tagliamo una fetta. Sofficissima all'interno. Morbida e soffice, proprio un pan brioche. E ora assaggiamo un pezzo. Metto in una ciotola il burro. Questi sono 200 g di burro. È una discreta quantità, me ne rendo conto, ma questa è la ricetta originaria, questo prevede. Burro ammorbidito a temperatura ambiente. Aggiungo 200 g di zucchero, una bustina di vanillina, ora aggiungiamo le uova, 4 uova, meglio se a temperatura ambiente. E continuo a lavorare con le fruste. E mettiamo un attimo da parte. E ora tutte le farine. Questa torta è caratteristica per la presenza della farina di mais fioretto, che è quella a grana fine, la farina di mais, che è più adatta per i dolci, mentre invece quella bramata è più adatta per la polenta, perché è una grana più grossa. Quindi 200 g di farina di mais fioretto e 200 g di farina 00. Uniamo anche un pizzico di sale e 16 g di lievito per dolci. Mescoliamo tutto insieme. E poi un po' per volta iniziamo ad incorporare questo mix di polveri, quindi tutte le farine mischiate, al resto dell'impasto, sempre mescolando con le fruste, un po' per volta. Quando l'impasto si è fatto troppo denso, continuo a mescolare con un cucchiaio. Ho preso poi una tortiera da 24 cm, potete prenderla anche un pochino più piccola, da 20-22. E distribuisco sul fondo circa la metà del mio impasto e lo stendo.
E ora devo mettere l'uva fragola. Questi sono 350 g di uva fragola che ho lavato e asciugato. Ne distribuisco la metà sulla base. Poi ricopro con l'altra metà dell'impasto. Lo distribuisco bene. E infine l'altra metà dell'uva fragola. E questa in forno a 180 gradi. E la torta Bertolina è cotta. Ora la lascio raffreddare. Ha cotto in forno per 45 minuti. Se notate che durante la cottura la superficie tende a scurirsi troppo, potete coprirla con un foglio di carta argentata. Eccola una volta raffreddata. Appena una spolverata di zucchero a velo. E la nostra torta Bertolina è pronta. Ne tagliamo una bella fetta, così vi faccio vedere com'è dentro. Eccola. E ora assaggiamo. Ha una consistenza molto particolare, si vede già.